Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio parlare un po' di un argomento di grandissima attualità. Vi parlerò di quello che sta avvenendo ultimamente in Ucraina e lo farò in chiave, così per dire, come nessuno vi racconterà mai. Perché non ve lo racconterà mai nessuno? Perché tutto quello che è avvenuto in Ucraina, questa rivoluzione di Piazza Maidan, l'Euromaidan, è stato ordito a tavolino dalla Troica, ovvero da questa egemonia economica e finanziaria, per cui sotto la struttura piramidale abbiamo i singoli stati europei, i finanziamenti pubblici a TV e giornali, all'editoria, abbiamo le televisioni di Stato, che sono complici, questi mezzi di propaganda, sono complici dell'accaduto, direttamente o indirettamente. Tutti gli organi asserviti al potere, gli organi atti a legittimare gli impostori della politica, perché in Europa non abbiamo dei politicanti legittimi, ma degli impostori sorretti dalla falsa informazione. Parliamo di personaggi che hanno un voto, sono legittimati a stare lì perché gli organi di propaganda raccontano cazzate alla gente, per cui televisione e giornali non vi racconteranno mai, continueranno a tacere su quello che avviene in Ucraina, perché essenzialmente quello che avviene in Ucraina non è farina del loro sacco, è un qualche cosa che è stato ordito a livello europeo da questi satrapi dell'egemonia economico-finanziaria. Allora, come avvengono le rivoluzioni? Le rivoluzioni, quelle studiate a tavolino, non parliamo delle vere rivoluzioni spontanee. Qual è la differenza? Quando vedete un movimento spontaneo, la gente scende in piazza con striscioni, cartelli autoprodotti, con, che ne so, le lenzuola con le scritte fatte a pennello, con lo spray, sono molto improvvisate. Le rivoluzioni, quelle organizzate, arrivano in piazza in maniera concertata. Innumerevoli personaggi, tutti con le bandiere nuove di fabbrica, con stampa tipografica, tutte precise, tutte uguali, tutte dello stesso colore, vengono già attrezzati per creare questa rivoluzione. Chi è che organizza questa rivoluzione? Non è la maggior parte della gente. Trovano, in ogni stato vi è sempre un manipolo, che in genere sono quei 3-4 deficienti che vogliono andare contro il sistema, individuano chi sono questi qua, non importa il loro motivo, possono essere dei fascisti, possono essere dei sanguinari, possono essere delle persone moralmente scorrette, possono essere degli anarchici, non importa quale sia il loro fine, importa che queste persone vogliono abbattere un governo legittimo. Chi ha interessi a livello internazionale, ma chi è che può avere interessi a livello internazionale di andare a battere un altro governo? Chi sono? Sono i cosiddetti padroni del mondo, per cui parliamo in primis dell'imperialismo americano e tutto quello che viene sotto la piramide, ovvero la Troica, quindi la BCE, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea. Abbiamo tutti questi organismi che non sono organismi democratici, perché non vengono eletti, sono nominati, abbiamo degli organismi nominati che fanno gli interessi dei faccendieri che loro stessi rappresentano, i faccendieri, gli oligarchi della finanza internazionale. Una volta individuato questo 2-3% della popolazione che non è contenta, la si organizza, la si pilota, la si porta in piazza e si fa la rivoluzione. È chiaro che in qualsiasi paese dove gli abitanti sono diversi milioni, questi quattro scemi arrivati in piazza sono una enormità, perché anche se rappresentano il 2% della popolazione, su diversi milioni arrivano centinaia di migliaia di persone in piazza e lo scopo dei media serviti agli impostori della politica è far passare questa gente che protesta come un campione della nazione. Non viene detto che quella è una minima parte,
anzi, viene accentuato al contrario, viene fatto credere che quella è la rappresentativa nazionale, che tutto è così, le telecamere mostrano che è così, ma in realtà quello è un concentrato, è un qualche cosa che vengono rastrellate da tutte le parti del territorio persone aderenti a quella situazione lì, a quella voce di protesta, vengono messe tutte in una piazza e si crea questa rivoluzione che nella realtà non rappresenta il paese. Una volta che la rivoluzione si è compiuta, queste persone decidono, formano la giunta di governo, perché la rivoluzione viene compiuta per andare a modificare le istituzioni. Vengono destituiti gli organi legittimamente eletti, quindi con un voto, con degli organi di piazza, degli organi rivoluzionari. Una volta ottenuto questo, questi organi rivoluzionari, in cambio degli obiettivi che vogliono i satrapi della politica internazionale, quindi parliamo dell'imperialismo americano e della Troica, gli viene data carta bianca perché loro hanno vinto la rivoluzione. E in un certo senso gli viene dato il biscottino, quello che era il loro obiettivo, gli viene concesso, e quello è questo che è avvenuto in Ucraina. Subito dopo la rivoluzione abbiamo avuto questi qui di Pravi Sektor, essenzialmente sono dei fascisti, e hanno creato le loro scorribande contro la popolazione russofona, russofobi contro russofoni. Questo si è creato, legittimati dal fatto che loro in quel momento lì, in quella situazione lì, rappresentavano la giunta di governo rivoluzionaria, per cui un qualcosa di legittimo, ma di legittimo come? Autolegittimatosi, non con il consenso di un voto seguendo degli standard internazionali. Questo un po' anche per capire in questa diatriba tra distinzioni tra Europa e Russia chi abbia ragione, ecco, questo è quello che è successo. Per cui cosa è successo dopo? Ad un certo punto comunque si è dovuti giungere a un voto per andare poi a dare una continuazione di legittimità alla situazione che si era creata, e questo voto, come era prevedibile, ha tagliato fuori i protagonisti dell'Euromaidan, perché non hanno nemmeno raggiunto la soglia di sbarramento per poter essere rappresentati all'interno dell'istituzione. Quindi Svoboda e Pravi Sektor se ne sono dovuti uscire, se ne sono dovuti uscire per quello che è il livello istituzionale. A livello istituzionale non possono più essere presenti perché non hanno più alcuna legittimità, sempre che l'abbiano mai avuta, perché nella realtà la loro è sempre stata una autolegittimazione. Però cosa abbiamo? Nello stesso tempo mantengono le loro scorribande fasciste in giro per il paese. Loro sono in questo momento nei pressi del Donbass ad ammazzare la gente, a lanciare colpi di mortaio, colpi di bazooka, a compiere delle malefatte che in un certo senso sono state legittimate dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, dando sostegno a questa gente qui per portare avanti il golpe. Adesso qual è il problema? Qual è il vero impiccio? Il vero impiccio è che al governo si trovano delle forze che non sono queste qua, e questi personaggi qua, sanguinari, feroci, sono scappati al controllo del governo centrale, il controllo del governo centrale. Parliamo quindi di chi è stato legittimamente eletto. Non ha più alcun potere verso un esercito paramilitare ucraino. Abbiamo quindi in Ucraina un esercito regolare. In questo esercito regolare si sono dentro aggiunti delle truppe, dei plotoni che hanno una situazione di potere autocefalo, e quindi si autolegittimano a compiere qualsiasi nefandezza. E la paura loro di questi politici che non c'è, filoamericani, qual è la che questi qui non sono più sotto il loro controllo, e
da un momento all'altro, nel momento in cui tu darai ordini a loro come ministro della difesa, darai ordini a loro di abbassare le armi e ritornare indietro, quelli te li ritrovi mica ad eseguire l'ordine, te li ritrovi ad arrivare a Kiev e a compiere un'altra rivoluzione. Questa volta armati anche con armi pesanti, armi da guerra, per cui questo è quello che succede in Ucraina. Abbiamo un organo pseudo-legittimo che è tenuto a ricatto da quel 2-3% di persone di estrema destra che si sono potuti armare, hanno potuto prendere le armi dai magazzini dell'esercito regolare, sono armate fino ai denti e costituiscono un pericolo. Quindi in questo momento sotto banco cos'è che sta avvenendo? Il governo centrale ucraino questo non è dovuto sapere, però si riesce a comprendere anche analizzando un po' i fatti di quello che avviene in questa guerra tra governo centrale e Repubblica del Donbass autonomo. Cosa succede? Per togliersi dei coglioni il governo centrale, questi qui di Pravo Se Pravi Sector, questi soldati e compagnia bella? Noi abbiamo un presidente che indossa anche lui la divisa militare, fa tanti bei sorrisi, baci, abbracci a tutti quanti, però nei fatti i servizi segreti ucraini comunicano al loro nemico, a chi vuole un'autonomia del Donbass, comunica tutti gli spostamenti di questi qui di Pravi Sector affinché vengano, per questi qui sono dei fascisti, gente che non ha rispetto per la vita umana, ma nemmeno di quella dei vecchi, donne e bambini. Comunica tutti gli spostamenti di questi pazzi sanguinari, per cui un po' alla volta vediamo che cadono in imboscate, vengono ammazzati, ogni tanto 3-4 di là, una dozzina di là, vengono catturati, perché questi qui primo non sono dei veri soldati, sono dei fanatici, gente che in genere era gente disagiata, tanti anche drogati, tant'è che a Piazza Maidan erano spinti anche grazie all'uso degli stupefacenti che venivano messi nel tè e gli veniva dato loro, gente che è a questo livello qua. E gente che non ha un vero addestramento militare, sono dei fanatici che hanno indossato una divisa militare e sotto il simbolo di elementi fascisti vanno a compiere delle missioni punitive. Noi abbiamo quindi un governo centrale che spiffera tutto ai difensori del Donbass, tutti i movimenti di questi pazzi qua, perché attualmente questi pazzi qua sono scomodi a tutti, cioè se li vogliono tutti togliere dei coglioni. Uno, il governo centrale perché non li vede più legittimi, perché effettivamente l'esito delle votazioni è stato quello, si parla di un 2,5%, non può rappresentare una forza nazionale per di più legittimata a impugnare delle armi e ad andare contro una popolazione che rappresenta la maggioranza in Ucraina, perché a differenza del credere comune collettivo, in Ucraina la lingua russa è la prima lingua nazionale. Ancora di più in Ucraina parlano più russo che l'ucraino, perché l'ucraino in realtà non esiste come lingua. Quello che noi chiamiamo ucraino è un falso storico. L'ucraino è in realtà la lingua che possiamo identificare come ruteno, per cui non è la lingua autoctona dell'Ucraina, è la lingua che si parla in alcune zone dell'Ungheria, della Polonia, non è una lingua autoctona, è una lingua che è stata portata con queste invasioni qua, con delle invasioni, ed arriva grosso modo a comprendere le città di Leopoli, Ivano-Frankovsk, già a Kiev, già si parla russo da Kiev. Fino in avanti si parla russo, per cui il governo centrale in un certo senso ha interesse a dare autonomia a quelli del Donbass, perché se noi guardiamo l'Ucraina come fatta, nella parte di lingua, per così dire, ucraina, rutena, abbiamo delle città piccoline. Che cosa abbiamo? Lvov, Ivano-Frankovsk, cosa fanno? 2 milioni di abitanti. Aggiungiamogli tutto l'indotto, tutto quello che c'è attorno. Cosa arriviamo a fare 5 milioni di abitanti? Cosa sono su un paese che fa decine e decine di milioni di abitanti? Nella parte orientale, quella russofona,
lì abbiamo città grosse, abbiamo veramente il cuore siderurgico, il cuore anche dal punto di vista del numero della popolazione, per cui dal punto di vista del voto, gli ucraini perderanno sempre, per cui per il manipolo di persone che ha il governo, è bene dire voi vi create la vostra repubblica, così quando voi votate per la vostra repubblica, quando noi facciamo le nostre votazioni, voi non potete votare perché voi non fate parte dell'Ucraina. Per cui in un certo senso, volendo vedere come sta la cosa, è un bene dare autonomia ai territori russi, perché non sono la minoranza, sono la maggioranza. E sul piano del voto avranno sempre ragione i filorussi, se si vuole ragionare in questi termini. Ecco, credo di avervi fatto cosa gradita nel spiegarvi un po' quello che sta succedendo. Ciao a tutti, continuate a seguirmi e ci vediamo alla prossima.